Video ringraziamento a Max Manganelli. Oggi mi è arrivato un pacco sotto mia richiesta, dove all'interno dovevano esserci solamente i comb per la sede del 1847, questi che fa lui con questi fori rotondi che ricordano un po' il disegno di alcuni modelli della cromatica. Mi sono trovato benissimo. Però lui, siccome è un bastardo, perché sa il fatto suo, come un abile spacciatore, ha messo all'interno due regali: uno apprezzatissimo da parte mia, che è il suo CD, l'altro invece era il comb, ed è il comb della Special 20, ma può essere anche montato su una Rocket della Honor. Allora, mi ha fregato. Perché mi ha fregato? Perché lui conosce un po' i miei gusti musicali, il suono che ho in mente, e quindi trovandomi questo combo all'interno, ho subito per primo montato la Special 20. Allora, ho preso una Special 20, in realtà non c'è quasi più nulla di una Special 20 originale, non uscita dalla fabbrica, se non le viti. Ho modificato il gap delle ance, ho allargato il cover per avere un suono più aperto, e vado subito al dunque. Allora, trovo utile questo tipo di combe. Sicuramente, se già siete abituati a suonare le armoniche standard e riuscite a padroneggiare il bending o anche altre tecniche, provate un tipo di combo del genere. Perché? Intanto si è più precisi, si è più veloci, e se suoni, a mio avviso, per molte ore, questo combo che esce, fuoriesce, permette un po' di non perdere l'aderenza tra la bocca e il combo stesso. Allora, se suoniamo il country blues, secondo me non è veramente un'ottima armonica come suono e come tutto, no? In tone blocking, se facciamo, non lo so, il Chicago Blues, che sia di Lydell Walter o Big Walter Horton, o tutti, diciamo, questi grandi maestri, secondo me questo tipo di comba agevola molto. Oppure, se vogliamo suonare con uno stile un po' più jazzistico, dove però anziché utilizzare il tone blocking, vogliamo le note singole per avere maggiore pulizia, no? Oppure, se sappiamo utilizzare, o comunque abbiamo il gap ben cablato, per l'overblow è, come dire, è efficacissimo un combo del genere. Niente, che dire, Max, mi hai fregato. Come uno spacciatore hai messo le caramelle dentro il pacco e ci sono cascato come un berro.